Catania è determinato, anche se ancora ci sono tante carenze. È stato il gol segnato sul rigore, ha premiato il Catania che avanza. Mi auguro un miglioramento nel secondo tempo e ovviamente mi auguro e sono certo che il Catania vincerà questa partita. La partita non è stata eccessivamente brillante, l'importante è che sia un vantaggio sul fine del primo tempo. Il risultato è abbastanza meritato, poteva terminare 0-0, 1-0. Cosa cambierà nei prossimi 45 minuti? Ma io penso che la partita dovrebbe mantenersi su questi ritmi. Ora il Catania cercherà di addormentare la partita, penso, perché è molto importante arrivare con questo risultato alla fine partita. Per un attimo ci eravamo un po' preoccupati che si andasse negli spogliatoi sullo 0-0. Onestamente, il caldo è veramente l'uomo in più che riesce a fermare l'attacco e del Cesena e del Catania. Caldo assurdo a pensare che a Bergamo hanno interrotto la partita per 10 minuti per il troppo freddo dell'acqua e qui credo che non sia previsto un'interruzione per il caldo. Cosa fortunatamente non siamo a Bergamo. Cosa ci aspettiamo per il secondo tempo? Io spero tantissimo una dose di coraggio in più da parte dei nostri rossazzurri, che possano avere questa grande possibilità di incrementare ancora di più il valore. Innanzitutto di fare un altro gol, perché è fondamentale, fa il secondo gol per avere la partita in pugno. E poi abbiamo visto che questo centrocampo non può fare a meno di Lodi e speriamo che giochi sempre dal primo minuto. Beh, il pronostico da tifoso non può essere quello di un Catania che vince e raddoppia almeno. E il problema del Catania deve essere più convinto dei suoi mezzi, che sono notevoli. Oggi la squadra è messa meglio in campo e più tonica rispetto a domenica scorsa. Vorrei vedere un po' più di gioco, anche se rispetto alla prima partita della settimana scorsa il Catania è nettamente migliorato.